Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare e calibrare il Rapid Fire. Aggiornare il modulo è importante per avere prestazioni migliori e accesso a tutte le ultime funzionalità e novità. Inoltre, dopo un aggiornamento firmware, è sempre consigliato eseguire una calibrazione del Rapid Fire. Per eseguire l'aggiornamento firmware non abbiamo bisogno di nessun programmatore esterno, in quanto è già presente un'interfaccia USB per il collegamento diretto al PC. Andiamo nel sito Immersione RC alla pagina del Rapid Fire, vi lascio il link in descrizione. Scorriamo verso il basso fino a trovare specifiche e file di supporto. Quindi clicchiamo su Firmware Download. Scarichiamo l'utility relativa al nostro sistema operativo, io Windows, quindi scarico questo file. Mi raccomando, scegliete sempre l'ultima versione disponibile. Estraiamo l'archivio zip ed installiamo il programma. Dopo aver avviato il software, la prima cosa da fare è scaricare ed installare i driver. Sarà sufficiente cliccare qui per scaricare i driver nel nostro PC. Dopo aver scaricato i driver, estraiamo la cartella. Quindi installiamo il driver adatto alla nostra versione di Windows, x64 per i sistemi a 64 bit, x86 per i sistemi a 32 bit. Il mio sistema operativo è a 64 bit, quindi installo questo file. Ora siamo pronti per collegare il Rapid Fire al PC. Teniamo premuto il joystick verso il basso e colleghiamo il cavo USB. Ora possiamo cliccare su Flash Firmware. Perfetto, l'aggiornamento è stato eseguito con successo. Scolleghiamo il modulo dal PC e lo risistemiamo nei Fat Shark. Dopo aver aggiornato il firmware è sempre consigliato calibrare il Rapid Fire, vediamo come fare. Per avere il risultato migliore è importante calibrare il modulo in un ambiente privo di interferenze radio, quindi durante questa fase spegniamo il router Wi-Fi e mettiamo gli smartphone in modalità aereo. Ci servirà anche una VTX impostata a 25 mW, io uso quella di questo microdrone, ma va bene qualsiasi VTX purché settata a questa potenza. Per la prima fase comunque non ci serve, lasciamola spenta e teniamola da parte. Adesso rimuoviamo le antenne dal modulo e selezioniamo la frequenza di 5.8 GHz, che corrisponde a F4. Ora accediamo al menu e andiamo in Tools. Scorriamo giù fino a trovare Calibration. Assicuriamoci che non ci siano VTX connesse, router e telefoni accesi e premiamo il joystick verso il basso. Una volta completato il processo, siamo pronti per la seconda fase. Lasciamo il modulo acceso in questo modo e poggiamolo un attimo. A questo punto ci serve la VTX impostata a 25 mW. È importante che questa sia settata sulla stessa frequenza del Rapid Fire, perciò assicuriamoci di mettere F4 anche nella VTX. Ora posizioniamo il drone a 2 metri di distanza e lo accendiamo collegando alla batteria. Ora che il drone è acceso e in posizione, premiamo di nuovo il pulsante del joystick. Durante questa fase muoviamo leggermente gli occhiali senza agitarli troppo. Una volta terminato questo processo, la calibrazione è completata. Se la calibrazione non va a buon fine, questo può dipendere da tre possibili cause. La prima è che il modulo è in low power mode, in questo caso assicuratevi di collegare l'alimentazione ausiliaria e ripetete la calibrazione.
La seconda causa è che durante la prima parte della calibrazione il Rapid Fire rileva una VTX accesa. In questo caso spegnetela e riniziate il processo. La terza causa è che avete settato Rapid Fire e VTX a frequenze diverse. Assicuratevi di avere 5800 su entrambe, settando F4 per modulo e videotrasmittente. Per concludere, voglio ricordarvi che la calibrazione non va ripetuta per ogni quad utilizzato con il Rapid Fire. Questo perché la calibrazione corregge solo le differenze di RSSI tra i due moduli interni e non ha nulla a che vedere con la VTX, l'antenna o la videocamera FPV. Questo era il mio tutorial su come aggiornare e calibrare il Rapid Fire. Se avete trovato utile il video, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi, vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link. Trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.